Swan, nel suo darsi da fare con queste nuove relazioni, era come quei grandi artisti modesti disposti a dare via per niente un loro quadro e non riescono in compenso a perdere 40 soldi a domino senza arrabbiarsi. Diciamo adesso chi era il marchese di Norpois. Poco espansivo, era abituato a non vedersi cercato da nessuno all'infuori della cerchia degli intimi. Penso di essermelo meritato un po' di riposo. Ho avuto 55 visite e su 55, 52 hanno parlato del quadro di Jérôme. Ma venite dunque, venite a prendere il vostro tè con Gilbert. Intanto ci eravamo messi a tavola. Bergotte s'era seduto non lontano da me, sentivo perfettamente le sue parole. Capì allora l'impressione del signor Norpois. Ma sì, naturalmente a voi sembra di essere gentile. No, non mi lascio abbindolare da tutto quello che mi dite. So che siete pazzo di me, ma non mi fa né caldo né freddo, perché di voi non mi importa nulla.